vicepresidente Avis Fano, che è entrata nell'Avis grazie a Colora la vita con Avis. Esatto, io ero una semplice donatrice, quindi ho deciso tramite un'email che mi è arrivata per dire il gruppo giovani doveva organizzare questo evento, quindi ho accolto questo invito e dalla prima edizione alla quinta sono in questo fantastico gruppo per organizzare questo evento colorato. Colora la vita nasce per promuovere la donazione di sangue e di plasma, ma non solo, perché negli anni siamo cresciuti tanto e abbiamo cercato sempre di abbracciare il mondo del dono e quindi è nata anche per sensibilizzare proprio al mondo della donazione in generale, quindi anche la donazione di midollo e anche degli organi. Tant'è vero che proprio oggi sono presenti qua i volontari di ADMO che faranno anche tipizzazione, ossia sarà possibile per i ragazzi dai 18 ai 35 anni tipizzarsi e quindi vedere attraverso un tampone salivare se sono idonei e quindi potenziali donatori di vita, io direi, quindi di midollo osseo. E poi anche AIDO, quindi la donazione degli organi, proprio perché colora la vita e portare colore a chi ha bisogno. E quindi in questo caso non potevamo che scegliere nome migliore per questa manifestazione. Raccontaci com'è nato il progetto fin dalle origini. Allora, il progetto è nato appunto dal gruppo giovani e da lì c'era, no, negli anni questa color run, no, che si chiamava. Noi abbiamo detto ma cerchiamo di portarla nella nostra città per fare divertire comunque grandi e piccini. E da lì abbiamo pensato ma che nome possiamo dargli ed è nato proprio Colora la vita per legarlo a quello che noi, diciamo, attraverso il gesto della donazione portiamo nella vita di qualcun altro, cioè regaliamo e doniamo speranza di vita. E quindi da qua poi è partito tutta la macchina organizzativa, come fare, no, per cercare di invitare anche, no, più partecipanti possibili. E quindi anche lì, senza l'aiuto dei volontari e soprattutto delle associazioni, non sapevamo come fare, nel senso che per organizzare un evento di questo tipo c'è bisogno di tante risorse umane e per fortuna che ci sono i volontari. E spieghiamo ai nostri telespettatori perché ci sono questi outfit particolarissimi oggi, perché il tema della giornata è? È random, quindi a caso, e infatti quest'anno abbiamo deciso proprio per questo motivo di renderci un po' più bizzarri, perché ogni anno scegliamo un tema differente e soprattutto scegliamo anche un'associazione differente alla quale devolvere il ricavato. Quest'anno con noi ci sarà Onfalos, Autismo e Famiglie, e ci saranno proprio anche per un discorso di inclusività i ragazzi che correranno e si coloreranno insieme a noi, e questo è lo spirito, penso, no, della solidarietà a 360 gradi. E da qui poi negli anni chissà quante altre ancora novità ci saranno, per cui noi vi aspettiamo e coloratissimi anche per le prossime edizioni. Una giornata piena di colori che colora anche i cuori. Sì, decisamente una giornata che colorerà questo circuito di tanti valori, a partire dalla solidarietà, perché ricordiamo che grazie ad Avis che organizza questa bellissima iniziativa, attraverso questo bel percorso diciamo che correranno tanti valori che sono la solidarietà e sono l'amicizia, è il benessere dello sport, sono volani straordinari che fanno parte della nostra vita ed è bene tenerli al centro. Volani che, come vedete, raccolgono sia la partecipazione di giovani ma anche di famiglie. Questo è un modo per stare insieme e per far capire che poi lo sport è per tutti. Tante persone partecipanti, tanti volontari, e senza di loro tutto questo non sarebbe stato possibile. Sì, noi siamo volontari ADMO, cerchiamo di reclutare giovani fino a 35 anni di età per sensibilizzarli alla donazione del midollo osseo, che è molto importante per tutti quelli che hanno patologie come le leucemie e non avrebbero altra possibilità di salvarsi. Quindi ecco, oggi è una giornata per la vita, è una giornata con i giovani, quale meglio occasione, migliore occasione per reclutare i giovani. Ecco qua. Anche AIDO in prima linea in un'iniziativa così importante. Sì, ringrazio Avis per l'invito, perché è la prima volta che partecipiamo personalmente, anche se abbiamo sostenuto sempre l'iniziativa nelle scorse edizioni.
Ricordo che AIDO è l'Associazione Italiana Donatori Organi e Tessuti a scopo di trapianto post morte. Vuol dire che dopo la mia morte io decido di donare gli organi per essere trapiantati. Infatti in Italia ci sono circa 10.000 persone in lista di attesa per essere trapiantati di vari organi, fegato, polmoni, rene, e solo un terzo di questi durante l'anno può essere trapiantato. Per cui se non ci sono donazioni di organi non possono esserci trapianti. Per cui siccome dopo la morte i nostri organi non ci servono più, sarebbe proprio, come diciamo noi, l'amore oltre la fine, e quindi dare un senso alla fine. Noi tutti abbiamo una fine, però possiamo ridare una vita a chi è in attesa di trapianto, perché per molti è l'unica terapia rimasta. Se non c'è il trapianto, purtroppo si va incontro alla morte. Diventare donatori è molto semplice, perché se hai compiuto il 18° anno di età puoi esprimere la tua volontà a donare. E come fare? Si può iscriversi all'AIDO, si può fare un'iscrizione scritta, e cosa più importante e semplice è che nel momento del rinnovo della carta d'identità o nel momento in cui tu la fai per la prima volta, l'operatore dell'anagrafe ti chiederà in relazione alla donazione degli organi, sei favorevole o no? E quindi noi andiamo lì preparati dando la nostra risposta responsabile. Non andiamo lì così, dice, che cos'è la donazione organi? Dobbiamo saperlo prima per poi scegliere in maniera responsabile. Comunque è una cosa che si fa in vita e non bisogna fare altro che questo, cioè decidere in vita cosa fare dopo la morte per donare gli organi. Il CSI in questa giornata? Allora, in questa giornata siamo presenti con i nostri collaboratori nelle varie stazioni e coloreremo tutti i partecipanti, speriamo che si divertino tutti. Che si divertano e che recepiscano il messaggio di sensibilizzazione. Assolutamente sì, siamo qua per una buona causa e siamo sempre felici di collaborare con l'Avis quando ce lo permettono. Importanti giornate come queste per sensibilizzare soprattutto ai giovani a determinati valori. In realtà noi tutto l'anno facciamo attività di cittadinanza attiva e solidale con le istituzioni scolastiche che ci accolgono, e con i giovani dialoghiamo veramente di salute, di attività sportiva, di impegno, di solidarietà, di sensibilità, e troviamo dei giovani anche molto sensibili, molto attenti e molto responsabili. Si discute veramente in maniera costruttiva con i giovani, cioè non è vero che i nostri ragazzi siano una realtà, una generazione negativa. Se si riesce a mandare dei messaggi c'è una recettività. D'altra parte vorrei anche dire che di giovani donatori ce ne sono a Fano, e addirittura sono giovani delle generazioni 2002, 2003, 2004, fra qualche giorno ci sarà anche un 2005, cioè il primo diciottenne che dona, quindi questo è un fatto positivo. Se poi lo proponiamo attraverso il divertimento, attraverso la gioia, attraverso la possibilità che Avis dialoghi con tutte le strutture, con tutte le associazioni, con tutte le realtà del nostro territorio, io credo che non possiamo non aver fatto centro. Infatti sono le iniziative come queste che fanno nascere nei giovani la speranza di un futuro migliore. Qual è la risposta dei giovani ad Avis? Beh, in questo momento noi abbiamo circa 300 giovani dell'ultima generazione, cioè 18-25 anni, che sono donatori, quindi questo è già un fatto importantissimo. Se poi consideriamo che questa attività oggi è gioiosa, ma noi continueremo durante l'estate con tante altre iniziative, direi che la prima di cui si può parlare è la giornata mondiale della donazione di sangue, 14 giugno,
dove il messaggio è proprio rivolto fondamentalmente ai giovani, cioè fate qualcosa di importante, donate. Il 14 giugno noi intanto riusciremo a illuminare alcuni monumenti della città, quindi qualcuno vedrà, che so, l'Arco d'Augusto rosso e si chiederà ma perché rosso? Oppure, non so, la Darsena Borghese, oppure non so quale altro, adesso stiamo discutendo. Il colore del sangue. Ma comunque il colore del sangue. Poi c'è da dire che io ho proposto già l'anno scorso di fare una sorta di alzabandiera nel palazzo della residenza comunale alle 8 della mattina, per cui accanto alla bandiera civica, la bandiera d'Italia, ci sarà anche la bandiera Avis per quel giorno, a significare appunto che Avis è nella città, dialoga con la città, dialoga con tutte le istituzioni, dialoga con tutte le associazioni, perché comunque la vita è il momento fondamentale e i giovani, che sono il nostro presente, non il nostro futuro, sono il nostro presente, è bene che queste cose le recepiscano e che siano reattivi. D'altra parte, chi l'ha organizzata questa cosa? È vero, ci sono anche gli adulti, ma sono fondamentalmente Avis Giovani, il gruppo giovane che sta lavorando, si è appassionato e li vediamo qui in questo momento in maniera... Benvengano i giovani e ringraziamo tutti i volontari che hanno collaborato per tutto questo. C'è una bella squadra in effetti che è riuscita a fare cemento e portare avanti, nonostante la pioggia, nonostante il maltempo, si sa, no, che l'abbiamo rinviata, era nel mese di maggio, l'abbiamo rinviata. E invitiamo quindi altri giovani a diventare volontari Avis, perché è vero che sono il presente ma sono anche il futuro e ce ne vogliono sempre di più. È chiaro che c'è un discorso di staffetta generazionale, cioè voglio dire, io superata un'età non ho potuto più donare, no? 65-70 anni, poi non si dona più, perché comunque la donazione è anche una tutela del donatore, oltre che una tutela del ricevente, tutta una serie di norme assolutamente rispettate dal centro trasfusionale. Però vorrei dire che passando gli anni può succedere che il donatore con una certa età non possa più donare con la stessa frequenza, eccetera. Quindi noi abbiamo bisogno di allargare anche la base donazionale, perché significa che veramente avremmo il sangue disponibile per tutti i bisogni della popolazione. A Fano questo sta già succedendo, però a livello nazionale indubbiamente ci sono delle disfunzioni e delle carenze, specialmente di plasma, perché spesso il plasma l'Italia lo deve acquistare all'estero con tutte le conseguenze, perché non in tutte le nazioni il dono è gratuito, generoso, libero, responsabile, eccetera, eccetera. In certe nazioni il dono è a pagamento. E allora a questo punto può succedere che il plasma qualcuno, per necessità, probabilmente perché sono le classi sociali più fragili, doni anche due volte o tre volte al mese. Quindi a quel punto il valore di quel plasma probabilmente è inferiore rispetto al nostro plasma. Il ricavato di questa giornata dei biglietti venduti sarà devoluto in beneficenza per Onfalos. Sì, Avis quest'anno ci fa tre regali. Il primo regalo è questa bellissima giornata inclusiva, dove insieme a tutta questa gente partecipano anche i nostri ragazzi che si stanno divertendo tantissimo. Tra l'altro, appunto, come dicevamo prima, il ricavato va all'associazione che finanzierà un progetto di summer school estiva, e in più un altro regalo è che i nostri ragazzi sono anche entrati senza pagare il biglietto. Quindi grazie a Avis in tutti i sensi. Sono manifestazioni che veramente scaldano l'anima. Sì, soprattutto perché i nostri ragazzi, che poi spesso e volentieri fanno fatica veramente a sporcarsi, delle volte facciamo fatica a farli solo sporcare le mani, in questo caso invece si sporcano tutti dalla testa ai piedi. Quindi siamo felici di essere qui con tutta questa gente e i nostri ragazzi si sentono parte, diciamo, di questa manifestazione. Sono parte di questa manifestazione che effettivamente è piena di gioia, di colori, di musica, di emozioni. Questo è veramente il caso di dirlo, perché vedo che tutti si stanno divertendo come pazzi, quindi sicuramente sì. Grazie per tutto quello che fate. Grazie anche a voi per essere qui insieme a noi e anche per questa intervista, che comunque a noi serve per farci conoscere, quindi grazie anche a voi. Asi
Pesaro Urbino che hanno partecipato a questa giornata occupandosi del riscaldamento precorsa e dell'animazione. Sì, siamo molto contenti di essere qui, ringrazio personalmente Veronica dell'invito e come ASI e come Sportfly abbiamo partecipato assieme a Valentina e Diego che ringrazio perché crediamo che una manifestazione del genere sia veramente importante, quindi ci tenevamo veramente tanto a dare il nostro personale contributo a una giornata del genere. Presidente, presenti, sempre presenti in giornate così importanti. Sì, assolutamente, ringraziamo Avis per averci ospitato in questo evento straordinario. Noi siamo qua per naturalmente sensibilizzare la cultura del dono in generale, del dono del sangue con Avis e del dono del midollo osseo per quanto ci riguarda. Abbiamo dei medici del trasfusionale che sono pronti per dei questionari per ragazzi tra i 18 e i 35 anni che siano in buona salute, che pesino almeno 50 kg e che abbiano voglia veramente di mettersi in gioco, nel senso di con un semplice gesto che è un prelievo di sangue, ma in questo caso un tampone salivare. Siamo arrivati a questo tipo di tecnologia di sequenzazione anche del tampone salivare, possono veramente contribuire a salvare una vita umana. Io sono, prima di essere presidente, sono un trapiantato e non sarei qui se non ci fosse stato un ragazzo che ha il volto, i tratti di questi magnifici ragazzi che è sensibilizzato e mi ha donato il suo midollo osseo e mi ha restituito la vita. Che messaggio vuole mandare ai telespettatori che magari sono ancora un po' restii per paura a donare? Nessuna paura, è un gesto semplicissimo. È un gesto che non ha mai creato nessun tipo di problema perché non ci sarebbe nessun medico che si assumerebbe la responsabilità di mettere a rischio la vita o la salute di una persona che sta bene per salvare forse qualcuno che non sta bene. Quello che dico è non perdete tempo, perché ci sono dei pazienti oncoematologici che tempo forse non ce l'hanno più. Avete la possibilità con un semplice gesto, ma un gesto rivoluzionario, di salvare davvero una vita. Posso testimoniare, visto che dopo il trapianto ho avuto la possibilità, la fortuna di sposare quella che poi sarebbe diventata mia moglie, che era qui poco fa e che adesso corre con un altro bambino, che la vita salvata non è soltanto quella del paziente, ma di tutto il nucleo familiare che gira attorno, le persone che ancora incontrerà, le persone che allo stesso modo soffrono insieme al paziente, che magari sono anche impotenti. Posso assicurare, perché leggo le lettere che in forma anonima mi arrivano dal mio donatore, che la vita salvata è soprattutto quella di chi ha donato il midollo osseo, perché donare con una piccola parte di sé per restituire alla vita una persona che molto spesso non ha che altra possibilità se non quella di il trapianto di midollo osseo, credo che riempia la vita, che insomma appaghi più di qualunque altra cosa al mondo. Ecco, quindi non perdete tempo, regalate il tempo a una persona che sta in attesa della compatibilità con uno di voi magari. Dottoressa, state facendo dei tamponi salivari gratuitamente per vedere la compatibilità nel poter donare midollo osseo. Esatto, noi oggi alle persone che vogliono diventare donatori di midollo facciamo una valutazione anamnestica per vedere se possono, per quanto riguarda le loro condizioni cliniche, diventare donatori di midollo in futuro. Per le persone che sono idonee facciamo una tipizzazione HLA mediante un tampone salivare. E questo dato è quello che poi serve per valutare la compatibilità con un eventuale paziente che richiede un trattamento come un trapianto di cellule staminali ematopoietiche. L'emozione di partecipare a una giornata così colorata. Sì, è stata una bellissima esperienza anche per noi genitori che comunque abbiamo i bambini, quindi si sono divertiti e soprattutto è bello anche perché comunque sapendo che
ha come obiettivo anche la beneficenza, soprattutto per quello, perché comunque con la quota va a finire una donazione e comunque aiutare le persone che magari sono meno fortunate di noi. Vi siete divertiti? Assolutamente sì, sì, sì. Soprattutto i bambini, perché oggi sono stati liberi più che mai di immergersi nei colori. Assolutamente sì, sì, sì. Loro correvano tra la pista, il prato, anche il nostro bimbo di 2 anni si è divertito molto. Sì, sì. Presidente, anche lei coloratissimo in una giornata così importante di sensibilizzazione. È importante unirsi con gli altri, come il sangue che doniamo si unisce al sangue di chi ne ha bisogno, noi mischiamoci con gli altri perché è il momento più bello in cui possiamo essere con gli altri, insieme agli altri e creare sempre nuovi colori e nuova vita. Andiamo tutti a donare e uniamoci insieme in un grande abbraccio. Coloratissimo in questa giornata. Sì, molto colorato perché ogni passaggio mi riempivano di colore, quindi mi hanno riempito proprio fino alla fine. Ti sei divertito? Sì, molto. È la prima volta che partecipo e spero che sarà la prima di tante. Da questo specialissimo speciale è tutto. E visto che io credo tantissimo nei giovani, voglio concludere con questi giovani e con questi eventi che cambiano e migliorano il mondo. Quindi un applauso grandissimo a tutti voi che avete reso questa giornata magica. Grazie, grazie, grazie a tutti.